qual è il ruolo della vitamina D in menopausa? La vitamina D ha un ruolo fondamentale in menopausa. Oggi sappiamo che, tra l'altro, la condizione dell'età avanzata e quindi della menopausa è una delle condizioni di maggior carenza da un punto di vista proprio di questa vitamina, che in realtà noi chiamiamo vitamina ma è come se fosse un ormone in un certo senso. Quindi la carenza è particolarmente importante nella condizione di menopausa. E a che cosa porta? Porta ad una condizione che un po' tutti conoscono, che è quella dell'impoverimento del calcio dalle ossa, quindi all'osteoporosi, che è una delle principali problematiche della menopausa. È una delle principali problematiche, direi anche che ha una valenza anche sociale, perché sappiamo bene tutto quello che comporta la frattura del femore come di altre ossa, che dipendono ovviamente da questioni che sono ovviamente anche genetiche, ma anche da condizioni che dipendono da una carenza proprio di vitamina D. Allora, da questo punto di vista, noi cosa possiamo fare? Possiamo cercare di fare una profilassi, cioè fare un intervento preventivo prima ancora che eventualmente si stabilisca la condizione di carenza di vitamina D, e nello stesso tempo ovviamente intervenire con una terapia nel momento in cui gli esami del sangue dimostrino proprio una vera e propria carenza. Ora è chiaro che bisogna stare attenti a un concetto, e cioè il fatto che noi abbiamo un complesso meccanismo, diciamo così, che dalla vitamina D originaria, che è la vitamina D3, il colecalciferolo, porta poi a un paio di forme che sono quelle biologicamente attive. Questa trasformazione fa sì che noi potremmo teoricamente somministrare la prima forma, che è quella del colecalciferolo, potremmo somministrare la prima forma, chiamiamola mutata dal fegato, che è l'idrossivitamina D, che è quella che viene dosata nel sangue, o potremmo addirittura somministrare la diidrossivitamina D, la 1,25 di idrossivitamina D. E questo significa che noi potremmo avere un meccanismo d'azione diverso, e quindi anche, se vogliamo, una potenza d'azione migliore nel caso in cui noi somministriamo un prodotto che viene già, quello mutato e quello cambiato dal fegato e dal rene. Ci sono altre vitamine o sostanze che è importante assumere durante la menopausa? Durante la menopausa, certo, bisogna fare attenzione a tante valutazioni, a tante variazioni che ci sono nel metabolismo della donna. Il metabolismo della donna è una condizione che nella età avanzata porta a una riduzione, a un rallentamento, se vogliamo, di questi prodotti, di tanti prodotti. Parlo anche del ferro, parlo anche dello iodio, parlo anche di tanti altri oligoelementi che sono chiaramente coinvolti in un benessere della donna. Ora è chiaro quindi che tutti questi aspetti sono alterati in un certo senso, proprio perché la donna in un'età avanzata ha una difficoltà sotto certi aspetti, qualche volta anche all'assorbimento di questi prodotti da parte dell'intestino. Qualche volta c'è un deficit nella valutazione, nella maturazione, nella preparazione di oligoelementi efficaci che poi la donna possa assorbire. Quindi bisogna sempre controllare un po' tutte queste sostanze per far sì che poi la donna possa avere un miglior benessere nella sua vita.